Ciao, mi chiamo Matteo Piccinini, sono regista e autore di cortometraggi, formati pubblicitari, videoclip e web series. E l'anno scorso ho girato il mio primo lungometraggio, una produzione americana, è venuta a girare a Firenze. Io ho fatto la regia di questo film con un cast quasi interamente americano. Il film ovviamente in lingua inglese, in questo momento è in post-produzione a Los Angeles. Il mio lavoro si svolge sostanzialmente in studio, in buona parte. Qua dietro di me vedete la mia workstation, qua passo molte delle mie ore quando scrivo, nella fase di preproduzione, nella fase di organizzazione della produzione durante lo shooting e tanta post-produzione. Sicuramente qui ci passo tantissimo tempo al montaggio e soprattutto negli effetti speciali. Uso software come After Effects per gli effetti speciali, Premiere, Speed Grade per quanto riguarda la color correction, e quindi ho deciso di abbonarmi alla Creative Cloud per vedere i software sempre aggiornati sulla mia piattaforma. Nel 2011 ho fondato una casa di produzione che si chiama Stormlight Pictures insieme alla mia socia Inga J. Sempel. Lavoriamo su progetti internazionali, la sede infatti è sia in Italia sia a Glasgow in Scozia dove vive la mia socia. E negli ultimi tempi stiamo lavorando molto su progetti narrativi, quindi documentari, cortometraggi, lungometraggi, webserie. Come avete visto nel mio canale YouTube, mi piace anche insegnare, quindi ho fatto una serie di tutorial sulla regia dove potete imparare veramente le basi del mestiere e mi piacerebbe fare anche una nuova serie un po' più avanzata e su questo infatti vi chiedo un aiuto se avete delle preferenze, dei temi che volete che io tratti, anche dei suggerimenti su come sviluppare le lezioni sono sicuramente ben accetti, potete scrivere nei commenti al video. E potete seguirmi ovviamente iscrivendovi al canale, mi potete seguire su Facebook, sulla mia pagina Facebook, dove sarete anche aggiornati sulle ultime novità, ci sono foto di backstage e le ultime notizie sui miei lavori. E niente, quindi rimaniamo in contatto e seguitemi e a presto. Ciao!